Ciao a tutti, oggi è il primo giorno di primavera, fa un po' più freddo di ieri, ce l'aria un po' più fresca, ma adesso nel pomeriggio si sta bene. Passo da Brondello per salire a Pian dell'Orso, così arrivo esattamente dove ieri sono tornato indietro e così finisco il giro come ieri. Ora sono sulla strada tra Saluzzo e Castellar, sulla ciclabile, laggiù c'è il Monviso. Faccio il fiume. Eccola! Dai che ce la faccio! E adesso sigla! A Brondello i ciclisti che arrivano, la salita è ripida, quindi ancora sulla torre, sembra vicina ma c'è una bella pendenza, bellissimo il percorsino per arrivare alla torre, proseguire a piedi o sulle ruote. Vediamo di non precipitare il burrone. Una mano sola è sempre problematico. Eccola! Dai che ce la faccio! Ancora il percorso, continua su e andiamo andare alla torre. Quindi qua dalla torre 561 metri, ci sono un sacco di sentieri interessanti. Vedete come è arrivato alla torre, è chiuso la torre, è bellissima, c'è una vista spettacolare. Adesso proviamo di andare pian piano, cercando di non incartarci. Molto ripida, però si dovrebbe riuscire. Abbiamo fatto di peggio. Adesso vediamo dove vado a finire. Ciao torre! Scongole! Diventa impressionante stretto, per fortuna un manubrio piccolo. Monticello. Ora che sotto le foglie ci sia il buco, qua c'è una X e qua c'è una palla, bellissimo, chissà come fa a tornare. Niente, quel percorso là non... poi c'è uno strano abbaiare di cane che non mi piace, quindi scendo di nuovo di qua.
faccio sui cagnoni. Ho fatto benissimo in via, perché c'erano dei cagnoni. Ciao Torre. E così quella che pensavo fosse una stradina, invece è un sentiero. Vabbè, vediamo dove ci perdiamo. Ciao. Vabbè. Questo sentiero dove porta? Al bacino di Paglia. Poi si va a Pian dell'Orso, poi andando. Deve scendere dalla strada del bacino. Un po' più in giù c'è Via Comba Fredda. Ah. Si va su di lì, okay. Ma Pian dell'Orso è in su. Sì, sì, lo so. Andiamo indietro, anche di cose non già viste oggi. Ah, ecco, questo è il bacino di Paglia. Il lago di Paglia. Ah, ok. Ho capito, insomma.